genio di Edoardo De Filippo, raccontato come solo Ennio Bispuri sa fare. Grazie Ennio di essere tornato. Noi stamattina siamo fortunati che abbiamo due grandi fari, diciamo la verità, Barbagallo e Bispuri. Bispuri è la famiglia, napoletano, figlio illegittimo, non lo dimentichiamo mai, perché forse questo ha un peso nella concezione della famiglia di Edoardo. Eppure le famiglie di Edoardo non sono mai serene, felici, sono sempre alle prese con dei drammi, con delle urgenze. Sì, appunto, l'aspetto diciamo saliente che tende a spiegare parecchio, non tutto, ma diciamo parecchio, appunto che la nascita dei fratelli di Filippo, tutti e tre, è una nascita illegittima, cioè il padre Scarpetta, Edoardo Scarpetta, diciamo ha una relazione con la nipote, quindi della diventa moglie. Ancora più complicata la cosa, e loro stessi non riconoscono il padre, non vogliono riconoscere, e si chiamano De Filippo appunto come Luisa, la moglie di Scarpetta, ma non la madre. Quindi ecco, ma è il tema secondo me fondamentale di tutto il teatro di Edoardo. Cioè il tema della famiglia, anzi direi che la prima opera scritta da Edoardo a 20 anni, nel 1920, Farmacia di turno, è una commedia ancora acerba se vogliamo, che aveva 20 anni, ma già lì c'è la crisi della famiglia, c'è il tradimento della moglie del farmacista, lui viene accusato di uxoricidio, insomma, poi via via questo tema si e pensiamo vive. Coraggioso portare un tema del genere in tempi, stiamo parlando all'inizio del secolo scorso, del 20, attenzione, quindi 20. Qui non c'era neanche da parlare di battaglie di divorzio o altro, no. Nel senso che comunque queste ferite se le porta dentro fin certo, da subito. Lui riflette nelle sue opere, ma costantemente, diciamo le opere più importanti di Edoardo hanno come timbro fondamentale appunto la crisi della famiglia, il dramma che si vive nella famiglia, cioè la famiglia non è più vista da Edoardo come qualcosa di rassicurante, di protettivo, il porto felice, è vissuta come qualcosa di dilaniante. Vogliamo portarci in casa Cupiello e andiamoci. Siamo arrivati. Vince, fa freddo fuori, fa freddo. Sì, Lucario, te l'ho detto, fa freddo e basta. Fa freddo. Questo Natale si è presentato come comanda di Dio, Vince, con tutti i sentimenti si è presentato. E lo deve fare, è il mese suo. Mamma mia, Carmelo Concetti, sei immortalata. Che bella schifezza di caffè che hai fatto. Non ti faccio la cioccolata. Una pochettina lasciami e tutto caffè. Ma perché vuoi dare la colpa al caffè? Che dentro a sta tazza non c'è mai stato. Ah, Lucario, ti sei svegliato spiritoso stamattina, sì? Beato te, beato te. Concetti, piglia collera. Tu sei permalosa, sei diventata permalosa. Tu sei una buona madre di famiglia, donna di casa, sai fare tante cose come si deve, sai, c'ha la pasta e fagioli, voglio dire, la pasta e pasilla, la frittata con la cipolla. Sei maestra, tu sei la reginetta della frittata con la cipolla. Un caffè non è cosa per te, con c'è. Ah, e non do piglia. Non mo pili, non mo pili, non lo sai fare. Bispuri, sembrano schermaglie, così amorose anche di una coppia vecchia che è stata insieme tanti anni, però c'è sempre questa amarezza di fondo. Sì, tra l'altro è un'offesa gravissima, non sai fare il caffè, dico, è il massimo dell'offesa. Questa commedia è stata scritta nel 1931, quindi siamo in pieno fascismo, e va valutato anche il coraggio che ha avuto Edoardo nell'affrontare queste tematiche, ma diciamo il coraggio si esprime in modo diverso dopo la guerra, già con Napoli milionaria nel 1945, di nuovo si esprime questo senso della crisi della famiglia. Qui in Natale Casa Cupiello lui non si rende conto di quello che avviene all'interno della sua famiglia, che si sta disgregando, quindi. E anche in Napoli milionaria
c'è questo senso, no, della disgregazione. Ma lui ci credeva nella famiglia, secondo te? Ma lui sì, certamente, non poteva non crederci, ma ne esprimeva e ne rilevava gli aspetti conflittuali, cioè precorrendo i tempi, tra l'altro, perché qui stiamo parlando del 31, del 55. Erano gli anni in cui le donne stavano zitte, non potevano parlare, sì. Si sopportava, direi l'amante sì. Veniva portata in casa ed accettata come certo. Se fosse una persona di famiglia. Direi di sì, però ecco, ci sono opere come anche Mia famiglia, che è un'opera molto importante di Eduardo, c'è il titolo Mia famiglia, ci fa vedere che il protagonista, che poi è Eduardo stesso, non è uno stinco di santo, cioè non è che lui predica, diciamo, la rinascita, l'aggiustamento della famiglia, ma lui stesso ha un amante, e il finale della commedia è straordinario, perché non si capisce bene se lui, andando a raggiungere l'amante, davanti alla moglie glielo dice, la moglie accetta o non accetta, ma forse accetta, e non si sa se lui rientrerà nella famiglia o no. Bispuri, quindi, dopo Napoli milionaria, però mi devi assolutamente tirare fuori una luce in questo senso della famiglia eduardiana. Non mi arrendo all'idea che sia tutte spine. Vogliamo intanto questo capolavoro, Napoli milionaria. Eccomi, donna. Che c'è? Un ragioniere qua abita proprio vicino a noi, dice che forse c'ha la medicina che avete chiesto voi. Fate vedere. Ah sì, è proprio questa. Io me la trovo per combinazione. 6 mesi fa ebbi la mia seconda bambina a letto proprio con questo male. Ma è stata proprio una fortuna. Data a me. No. Io la vorrei consegnare alla signora Amalia. Ti do ragioniere che dici. Scapolita. Donna Ma, la medicina che il dottore ha prescritto per vostra figlia ce l'ho io. Eccola qua. Quanta volete? Che mi volete restituire? Tutto quello che io avevo nelle vostre mani mi avete spogliato. Quel poco di proprietà, oggetti di mia moglie, ricordi di famiglia, biancheria, con biglietti da 1000 alla mano ho dovuto chiedervi l'elemosina di un po' di riso per i miei figli. Adesso pure di vostra figlia si tratta. Ma che sta in medicina? D'accordo. E giustamente voi mi dite, senza la medicina indicata si muore. Ma perché secondo voi, donna Ma, senza mangiare si campa? Se io non mi fossi tolta la camicia, i figli miei non sarebbero morti di fame? Come vedete, chi prima e chi dopo deve, a un certo punto, bussare alla porta dell'altro. Sì, capisco, ma voi in questo momento voi mi dareste tutto quello che voglio. Ma se io, per esempio, se io mi volessi la auspizia di vedervi correre per tutta Napoli, come correvo io per trovare un po' di semolini quando tenevo un più piccolo malato, se io mi dicesse, girate, divertitevi, casa per casa, portone per portone, ma io questo non lo faccio. Ho voluto solamente farvi capire che se a un certo punto non ci stendiamo una mano l'uno con l'altro. A voi, dottor. E speriamo che donna Amalia ha capito. Auguri per la bambina. Buonanotte. Dottor, vieni qui. Donna Amalia e Gennaro non si parlano quasi più, perché donna Amalia si è data la borsa nera, è diventata in un certo senso la manager di casa, ha umiliato il marito che all'inizio finge di non vedere, poi si rassegna a questi cambiamenti. Ma le famiglie di Edoardo Bispuri sono matriarcali o patriarcali? Direi che è la madre di tutte le domande questa, perché attraverso la lente di Edoardo riusciamo anche a ricostruire antropologicamente la situazione antropologica, appunto, della famiglia italiana. Direi che questo dualismo chi porta i pantaloni in casa di Filippo? È questo il punto, che è apparentemente patriarcale, cioè il capofamiglia che domina, ma realmente è la donna che decide, le vere decisioni le prende la donna, e che però è nascosta, diciamo, non si esprime questo suo valore anche decisionale, per cui c'è questo dualismo e questo contrasto nella famiglia italiana, soprattutto
parlando di epoche, ecco, esatto, più remote. E però è la donna che decide, che però ripeto, Edoardo riflette questa situazione ma ne coglie anche, diciamo, la conflittualità profonda, perché non è così semplice, cioè, sembra che comanda l'uomo, poi in realtà comanda la donna, ma perché avviene questo, da che cosa deriva? Edoardo disegna tutto questo e in qualche modo la risposta che tu mi dicevi, Lucia, se c'è o non c'è, è appunto in Filomena Marturano. Lì questa possiamo tirare chiave, un sospiro di sollievo. È un'opera chiave, perché lì c'è appunto il dramma di questa donna che è costretta addirittura al raggiro, alla finzione. Ennio, facciamo una cosa. Noi e vi proponiamo la trasposizione cinematografica, ah, con due grandi, si chiamano Sofia Loren e Marcello Mastroianni. E De Sica, regista. E De Sica, ovviamente, regista, e poi dopo mi regali la rosa per quello che riguarda il discorso sulla famiglia di Edoardo. Guardate qui, Matrimonio all'italiano. Non so, no, non so, forse tra poco. Eh sì, la poveretta è moribonda. Dummi, io sto qua, la poveretta sta qua, vivente! Ah, Maronna, ma fatta la grazia! Siamo marito e moglie! La signora è resuscitata! E lo va! Ecco voi! Un inganno! Ma come hai potuto? E quante cose non hai potuto tu? Ti ho permesso di cambiare la cassiera una, due, tre volte. La prima! Ci sono passata sopra. Filomena, ti devi riposare. E vabbè, riposiamoci. A seconda, per fortuna, dalla sala essa a te, e alla terza te la volevi sposare a quella schifosa. E voi, voi lo sapevate, lo sapevate, fuori, fuori dalla casa mia, fuori tu, eppure tu. Io sto a casa mia sotto il tetto con mio padre, di qua non mi muovono neanche i carabinieri. Ma la femmina si sta, e tale si rimane. Fate che parli di tua moglie. Tua moglie, ma tua moglie. La tua, a signora Soriano, io, me. Io da cide ti pago tre soldi. Una femmina come a te tanto si paga, tre soldi! E questi due schifosi che ti tenevano mano, ti vaccino tutti quanti! E allora facci in massaggio! La rivoltella, addotta! Meraviglioso. Vai, Ennio, non ti interrompo neanche. No, ti devo sentire. Certo, commentare, questa a mio avviso è forse l'opera più importante, guarda, è la sintesi che raccoglie tutta la poetica, anche pirandelliana, insomma, di Edoardo. Però qui si può leggere questa opera straordinaria che io metto al vertice, insomma, come anche la risposta che lui dà, perché è vero, c'è tutta questa crisi, questo naufragio della famiglia, lui la vede, la denuncia, però in questa opera lui ci dà anche una chiave positiva, perché questa tragedia che costringe la donna a raggiro, eccetera, e poi si risolve positivamente. Lui dalla fine diventa padre, si sente che fa anche il padre. Esatto, poi. Però attraverso i figli, questa è la grandezza, esatto, di Edoardo. Cioè lui cede, il personaggio di Filomena Marturano, cede perché non sa quale dei tre è suo figlio ed è costretto a considerarli alla fine tutte e tre i suoi figli e quindi a ricomporre la famiglia. È un'opera straordinaria, si potrebbe fare una conferenza di due ore su questa opera di Edoardo, però ci dà la chiave e la risposta della crisi che lui denuncia. Vede anche un aspetto, un'uscita anche al positivo. Di fondo lui una famiglia l'ha sempre avuta nel cuore. Lui nato in questa situazione disgraziata, perché appunto figlio naturale, nonostante più matrimoni, poi alla fine evidentemente nella famiglia ci ha creduto. Sì, però va anche detta una cosa, che nel 73, l'ultima opera, Gli esami non finiscono mai, torna un cupo pessimismo di Edoardo, forse... intravedeva l'evoluzione negativa, insomma, della famiglia e anche quella che poi si è evoluta fino ai giorni nostri. In ogni caso godiamoci questi capolavori che gli hanno regalato l'immortalità come grandi geni, davvero oggi è una cosa spettacolare partire da Michelangelo, arrivare poi a attraversare questi tempi che raccontano le nostre radici a Pestum, dove noi tra poco ritorneremo. Ennio, noi ci vedremo presto con qualche altra sorpresa tue, però ti accompagniamo in questo altro viaggio nella memoria e non solo, con il nostro Fabio Bozzetta.